in Cavagnà, perché questo può essere il momento chiave della giornata per Ganna, ovviamente. Attenzione! No! Dai 500 metri questa incredibile caduta di Cavagnà, e guardate Ganna che praticamente con la mano come a dire: ma cosa combini? Stefano Rizzato! Abbiamo detto della sua capacità di fare le curve, questa la voleva tagliare Remi Cavagnà, ma non si poteva farlo, bisognava farla come le altre, ovvero allargando e poi chiudendo dopo. Invece ha provato a tagliarla dritta e l'esito purtroppo per il campione francese l'avete visto. Fatale questa caduta, eh? E per fortuna che non si è fatto male, Per fortuna che non ha avuto anche conseguenze fisiche Remi Cavagnà, che guardate, nonostante tutto riesce a prendersi la seconda posizione, 34 minuti netti è il suo tempo, dunque con 12 secondi di ritardo rispetto a Filippo Ganna, e sarebbe